Bentrovati a tutti. Riprendo da qua l'analisi di una vecchia strategia aperta all'incirca nel periodo di fine agosto. Una strategia su S&P 500 scadenza dicembre che è stata chiusa il 20 di novembre, ma che nel frattempo ci ha fatto veramente sudare le classiche sette camicie. Perché i capovolgimenti di fronte, dei prezzi, le escursioni di volatilità implicite sono state veramente altissime in questo periodo di mercato. Quindi cominciamo subito a vedere che cosa, come era stata montata questa posizione. Questa era la posizione che ci ritrovavamo il giorno 17 di settembre, una posizione tutto sommato tranquilla, con un profitto di portafoglio di 1420 euro, un delta di 18 euro, che poi in realtà sull'S&P sono 18 dollari, però il nostro simulatore non lo sa, per cui noi gliel'abbiamo lasciato in euro. Il Vega è piuttosto importante perché ogni movimento di volatilità o di Vega ci rimbalza sul portafoglio più o meno 1626 dollari. Il Theta giornaliero è di 240, per cui è una posizione che va tenuta molto molto sotto controllo. Al momento l'unica modifica che è stata fatta è stata quella di tentare l'apertura di uno spread di call qualche giorno prima del 17, il 15 di settembre. All'inizio è sembrata un'ottima scelta, poi, come abbiamo visto, si è rivelato un errore, visto che di notte i prezzi tra il 15 e il 17 sono, ahimè, scesi. Stamattina, cioè la mattina del 17 di settembre, subito dopo le 8 del mattino, quando i prezzi hanno rotto area 3350, abbiamo provveduto a chiudere in perdita lo spread sul lato delle comprate e a riposizionarci con un delta leggermente positivo. La posizione ha dalla sua un consolidato abbastanza importante perché 8.000 dollari li avevamo consolidati da un precedente acquisto vendita di alcune posizioni. Il valore del Vega, ripeto, è importante e per mantenere una posizione del genere su un conto come IB sono necessari circa 30-35 mila euro. A questo punto andiamo al 21 settembre del 17. Passiamo al 21 settembre, 17, 21, il prezzo scende. Il prezzo scende e come ricorderete, chi era a suo tempo nel gruppo Telegram, il giorno 18 settembre, in chiusura di mercato e approfittando dell'arrivo dei prezzi sul primo livello della deviazione standard, che ora tutti conoscono, ormai tutti conoscono, sono state aperte alcune posizioni in ratio spread, sempre su S&P su scadenza dicembre, con un rapporto di una comprata e due vendute. Per cui avevamo comprato le put 3200 e venduto le put 2900. In questo modo abbiamo montato una struttura che è leggermente a debito perché, come vedete, siamo sotto l'asse dello zero, un qualcosa ci è costata. Ha comunque del Vega negativo che ogni abbassamento di volatilità ce lo riporta a favore e un piccolo Theta positivo di 38 euro. La posizione, nonostante i prezzi abbiano aumentato la volatilità, ha tenuto botta per diversi giorni. I prezzi rivanno ancora di sotto e a quel punto noi cosa facciamo? Sempre il 21 settembre facciamo un primo intervento sul ratio spread di put che avevamo aperto. È stato affiancato al ratio spread, quando i prezzi si sono diretti a 3.220, da un altro ratio spread che è stato composto da put 3.000, eccola qua, long put 3.000, che era necessaria per coprire la scopertura che avevamo a 2009, che era lasciata scoperta da ieri, e con la vendita di due put 2007 che, pur mantenendo la struttura a debito, permettono di beneficiare di eventuali sgonfiamenti di quelle che sono le greche che a me piace tradare in queste circostanze, ovvero il VANNA e il VOMMA. Andiamo al 23 settembre. Il 23 settembre, dal 21 fa un piccolo rimbalzo il prezzo, il 23 settembre, sul pullback dell'area 3310 è stato aperto un semplicissimo spread di put utilizzando
degli strike lontanissimi, per cui abbiamo comprato le put 2600, eccole qui, e abbiamo venduto le put 2400. Per ogni spread la spesa è stata di circa 500 dollari. Per cui questa figura è uno spread al netto del portafoglio. Invece questa seconda figura che vi faccio vedere è tutto il portafoglio al netto dello spread che abbiamo aperto all'inizio, del secondo ratio spread che è eccolo qua e del primo ratio spread che è eccolo qua. Infatti la posizione globale sull'S&P, dopo l'ingresso che abbiamo fatto con lo spread, ha abbassato il valore temporale a scadenza, infatti c'è molto più costo in questa posizione, ma ha usufruito in realtà di molto vega negativo, passando da 1600 a circa 2400 e è stata anch'essa corretta con l'acquisto di put 3000 a 103 e la vendita di put 2007 a 46. Ecco la figura che è uscita fuori. Queste posizioni è una posizione che cercherà di avere, perché il vega è molto importante, anche il theta. Il pericolo è dato dal ribasso, che anche se ha un grande tetto di valore temporale, ci fa vedere comunque la linea dell'altrano quanto potrebbe essere pericoloso sia un ribasso dei prezzi che un aumento di volatilità. Per cui questa posizione andrà in tutti i modi protetta da ulteriori affondi utilizzando semplicemente degli spread di put. Questo è il portafoglio generale che abbiamo in quel momento di mercato, il 21 di, se non ricordo male, era il 23 settembre. Nel frattempo, sempre il 23 settembre, a causa dei forti movimenti dei prezzi, facciamo altre modifiche di portafoglio e inseriamo l'acquisto di spread di put 2006 e 2004. In questo modo, come vedete, abbiamo rinunciato a gran parte del vecchio valore temporale che era qua su, l'abbiamo abbassato, però abbiamo appiattito la curva del gamma, ovvero l'altnau, e siamo pronti per ulteriori affondi o movimenti del payoff, puntando appunto sull'aumento di volatilità dei prezzi. Dal 23 settembre al 29 settembre non avviene praticamente nulla. Questo è quello che è successo. 23 i prezzi sono scesi, poi sono rimbalzati prepotentemente fino al 29 di settembre. Quindi, il 29 di settembre, dopo l'ennesimo strappo rialzista, abbiamo provveduto all'aggiornamento della posizione. Abbiamo chiuso uno dei due ratio spread di put e gli spread di put che avevamo aperto sui massimi della settimana passata. Per cui dal long spread di put abbiamo incassato una perdita di 1000 dollari, nonostante che venerdì passato, prima del rialzo, eravamo in forte guadagno. Invece dai due ratio spread di call abbiamo preso un profitto di 750. Attualmente la posizione è tornata ad essere un ratio spread di call compensato semplicemente dalla vendita di put OTM a un delta di circa 2 euro e qualche cosa, un vega di ben meno 1233 e un theta di 213. A questo punto aspetteremo che i prezzi ritornino sul supporto a 3003 o sulla resistenza a 3004, dopodiché opereremo con le consuete specifiche di metodo che abbiamo con MC4. Il prezzo il 2 di ottobre, dal 29 settembre, fa dei rialzi e poi apre in gap e tenta di richiudere questo gap. Noi a questo punto facciamo un piccolo aggiustamento della posizione. Infatti, dopo aver valutato i posizionamenti e le distribuzioni degli open interest che confermavano come i prezzi sarebbero potuti rimanere confinati in un range tra 3003 e 3004, abbiamo optato per aumentare un pochino di valore temporale del payoff a scadenza. Infatti, ci siamo calcolati gli strike, abbiamo venduto 4 opzioni a strike 3750 a 22 e sul lato put abbiamo venduto opzioni a strike 3750 a 35.
Tutto questo ci ha permesso di aumentare il payoff di 158 punti e girare, questo che è il portafoglio attuale, le posizioni dove c'è il prezzo di uscita, vuol dire che sono state chiuse, per cui quelle aperte sono solo quelle che non hanno il prezzo di uscita, e ci permette di modificare un pochino il delta della struttura. Il 6 ottobre. Dal 2 ottobre al 6 ottobre il prezzo sale ancora. Abbiamo effettuato altre due operazioni con l'intento di aumentare valore temporale, ovvero abbiamo venduto altre due put 2950 a 48,5 e altre due call a 3650 a 45. Allora, il delta delle put era più 34 e il delta delle call era meno 0,44, per cui abbiamo messo qualcosa che aveva un delta di meno 0,10. Quindi, se da una parte è aumentato un pochino il delta negativo di 0,10, dall'altro abbiamo venduto maggior volatilità sul lato put, che aveva però in realtà un minor delta totale rispetto al lato call, che però ha minor volatilità ma maggior delta. In totale, la struttura ha aumentato di 187 punti il proprio vega totale. Andiamo all'8 ottobre, dal 6 ottobre all'8 ottobre. Mercato veramente forte che sale, sale, sale. E le ricoperture a strike alla value area 40, che era rappresentata da strike 3400, mi hanno fatto preferire di diminuire il delta negativo e aumentare il valore temporale. Per cui abbiamo chiuso 6 short put, 2 a 7,50 al prezzo di 22 consolidando 1.300 euro, 4 a 2.700 consolidando 5.450 euro e contemporaneamente sono state aperte 4 nuove posizioni short più vicine al prezzo a 2.950 al prezzo di 41. Ecco qua le posizioni aperte e chiuse. La struttura aumenta in questo modo il proprio consolidato, diminuisce il delta che passa a meno 61 euro per punto, da meno 61 euro a meno 38 euro, e nel contempo il valore temporale sale quasi a 29.000 euro e aumenta di conseguenza anche il vega che è superiore a 3.000 euro punto. Didatticamente, per comprendere meglio, adesso è solo il vega a fare da timone a questa strategia. A questo punto aspettiamo le mosse del mercato per vedere cosa succede. Passano 4 giorni e arriviamo al 12 di ottobre. 6 di ottobre il mercato strappa, rompe e va a rompere addirittura i 3.500. Facciamo una piccola correzione su questo portafoglio di dicembre. Chiudiamo le 6 short put 2.950 con un utile di 4.950 euro e ripiazziamo la medesima quantità di put a strike più vicino al prezzo a 3.100. Solitamente quando i prezzi toccano aree dove c'è accumulato molto denaro, le volatilità implicite, le volatilità attese tendono di solito ad aumentare per poi sgonfiarsi non appena queste aree vengono confermate o negate dal mercato. In questo modo abbiamo operato per fare che cosa? Per aumentare ancora di più il nostro valore temporale a scadenza, ovvero valore temporale che ce lo dà soprattutto questo vega negativo di 3.465 euro, che è veramente alto. Vediamo che succede sempre il 12 di ottobre alle 17.30. Alle 17.30 facciamo un altro piccolo aggiustamento. Piccolo aggiustamento che è sempre a favore di Vega anche se contro trend, ovvero a 3.520 abbiamo venduto 4 call 3.800 a 25.550. Questo nell'ipotesi che la volatilità nel giro di 2 o 3 giorni tenderà a rientrare e questa è la risultante del nostro profilo di rischio. Come vedete, c'è molto valore temporale in questo momento, ce n'è ancora di più sulla parte rialzista, anche se il delta ci viene contro. La volatilità cercherà di colmare il gap fra delta e valore temporale. Vediamo che succede il 13 di ottobre. 13 di ottobre, pensando
ad un rimbalzo in area 3512, dove c'era un vuoto di volumi che veniva chiuso, ho preferito chiudere le 4 short call 3007 ricomprandole a 48,75, che qua è il prezzo di carico. In questo modo ho smorzato il delta, che era diventato, diciamo la verità, piuttosto pesante, e smorzato il vega. Adesso vediamo come hanno reagito i prezzi. Intanto c'era un bel consolidato, un bel altnau di 7.649 euro. Dal 13 di ottobre si passa al 15 di ottobre. Mercato sui massimi, tende a ritracciare un po' il 15 di ottobre. Il 15 di ottobre, fra le 12 del pomeriggio e le 14, approfittando delle intermittenze di prezzo che solitamente si avvengono in quell'orario, ho provveduto a modificare questa strategia. Durante il ribasso, da delta negativa di quasi 1 è diventata delta positiva di circa 0,2 e ho corretto in questo modo. Ho venduto 3 call 3650 a 43,5. Poi, nell'ultima discesina che ha fatto in giornata, ho venduto una sola put 3100 a 43,5. In questo modo sono ugualmente delta negativo. In chiusura poi è stata fatta un'altra piccola operazione che si basa esclusivamente sul Vega, che tende ad essere molto alto. Ricordiamocela questa cosa qui. I giorni prima delle scadenze tecniche, il Vega delle opzioni, anche su scadenze lontane, tende ad aumentare. Per cui ho venduto put 3100 e call 3650. Dal 15 di ottobre non facciamo più niente, arriviamo al 28 di ottobre. Il 28 di ottobre il mercato scende, per cui nella tarda mattinata del 28 di ottobre, visto il forte aumento di volatilità e la rapida discesa dei prezzi, ho preferito smorzare un pochino il delta della posizione che era passato da 0,40 da meno 0,40 più 0,60. Per cui ho chiuso gran parte delle call sia comprate che vendute. In rosso si vedono tutte le operazioni chiuse. E sono rimasto esclusivamente con uno short strangle asimmetrico, pronto ad intervenire il ratio spread a debito di put nel caso i prezzi andassero a toccare i livelli operativi che avevamo calcolato in mattinata. Quindi ho chiuso le long call 3600 e le short call 3750, 3800 e 3850. Dal 28 di ottobre, sempre nella stessa giornata, sull'accelerazione al ribasso, avvenuta dopo l'apertura del mercato americano, siamo entrati in ratio spread di put con un rapporto 2 a 3, ovvero abbiamo acquistato 2 put 3200 e ne abbiamo vendute 3 2850. Il delta, come vedete, è diventato leggermente negativo. Abbiamo però sottratto molto valore temporale, vi ricordate la figura era molto valore temporale, oltre quasi 50.000 dollari, 50.000 euro di valore temporale che adesso sono 30, 40, 30.000, 30.000, cioè quello è il costo che noi abbiamo dovuto sostenere per entrare in ratio spread a debito. Quindi per ora, per quello che leggevamo allora, era preferibile rimanere il più morbidi possibili, anche a costo di pagare qualche cosa ad un mercato che poteva essere solo all'inizio di un corposo ribasso. In blu, queste sono le posizioni messe a mercato, giusto per far vedere le quantità, 10 su 15. Il 29 di ottobre, dopo aver letto tutte le movimentazioni monetarie e i volumi di apertura insieme agli skew e alle volatilità attese, abbiamo preferito operare in coerenza di mercato entrando in posizioni con delle semplici long put molto OTM, tipo OTM, long put che ci sarebbero potute venire utili nel caso di un nuovo aumento di volatilità. Come vedete, l'altnau si è ammorbidito ancora di più e addirittura un aumento di volatilità col fatto che avevamo comprato queste 13 long put 2500 ci potrebbe aiutare a vedere salire l'altnau addirittura sotto il valore temporale che abbiamo sul lato put.
Alle 16, sempre dello stesso giorno, abbiamo fatto un'altra modifica. Era una modifica pianificata su dicembre per permettere al tempo di passare indenne in questi giorni di burrasca fra il lockdown e le temutissime elezioni americane. In questa salita su un'area di prezzo importante, ho preferito alleggerire le 10 call 3.650 vendute incassando le plusvalenze e mi sono riposizionato con minori quantità, ma più vicino al prezzo, vendendo 6 short call. Eccole qua. In blu sono tutte le posizioni messe sul mercato. Aumenta il valore temporale, però per i prossimi giorni, come vedete, siamo copertissimi sia al ribasso che al rialzo. Si va al 5 novembre. 5 novembre il mercato sale ancora in modo estenuante, per cui dopo i forti movimenti che sono avvenuti durante la tornata elettorale si sono rese necessarie alcune modifiche che erano state fatte per evitare problemi maggiori. Queste modifiche, coscienti che la volatilità ci sarebbe potuta venire anche contro, è stato necessario chiudere completamente lo spread di 6 short call 3.500 e 6 long call 3.650. Abbiamo rollato la posizione in parte sulla scadenza dicembre ed in parte sulla scadenza marzo. Marzo abbiamo aperto non lo strike 3.500 di call, ma lo strike 3.700. Questo è il 5 di novembre. Poi, coscienti che anche l'evidente calo di volatilità avrebbe creato dei problemi, abbiamo chiuso anche le 13 long put a strike 2500 che sarebbero potute servire in caso di forte scia ribassista, ma che attualmente erano soltanto una zavorra. Quelle 13 long put erano veramente un peso che rischiavano di affondare completamente la struttura. Vengono chiuse poi le 15 short put a strike 2850 e vengono chiuse anche 6 delle 10 long call a strike 3200. Contemporaneamente, per ribilanciare la posizione, ho provveduto a vendere 6 put 3050 e 2 call 3700. Questa purtroppo è la risultante, meno 21 euro da più 8000 che eravamo, di un errore di previsione e di un movimento di prezzo molto ampio, movimento di prezzo che è avvenuto sia al rialzo e successivamente al ribasso e di nuovo al rialzo. In rosso sono tutte le posizioni chiuse e in blu le nuove posizioni aperte. Quelle in nero sono le posizioni che sono attualmente a mercato. Dal 5 di novembre andiamo al 6 di novembre. In apertura, sempre spinti da quella che era la lettura dei nostri open interest mattutini, sulla scadenza di dicembre abbiamo provveduto ad entrare in long spread di call composto da 4 long call 3650 e 4 long call 3750. Questo in blu è l'eseguito. I prezzi di carico sono 30 e 16,25. In questo modo abbiamo conferito al portafoglio un delta maggiormente impostato e si vede molto bene al rialzo, ovvero è una strategia che prende vantaggio oltre che da un abbassamento di volatilità e di vega, perché il vega era sempre di 487 euro, anche da un movimento di delta, ovvero un movimento rialzista in questo caso. A questo punto passiamo al 9 di novembre. Il 9 di novembre, altro movimento dal 5 di novembre, come avevamo ipotizzato, rialzista. Sull'apertura, in apertura, a fronte del forte rialzo, abbiamo approfittato per vendere delle call 3.700 e successivamente, sul secondo e inaspettato strappo rialzista, abbiamo chiuso tutta la posizione sul lato put, che non serviva più a niente, in quanto era proprio inutile, era solo pericolosa. Queste qui sono tutte le posizioni, in grigio quelle chiuse nei giorni passati, in blu e celeste quelle aperte oggi, sia in mattina che nel tardo pomeriggio. Andiamo al 10 di novembre. 10 di novembre, in apertura, call
come è stato comunicato poi sul gruppo Telegram, dopo le solite letture delle movimentazioni monetarie, degli open interest, delle volatilità implicita, ho deciso di forzare un pochino il delta e ho venduto 4 put 3350 e ho comprato 6 put a protezione della figura. Eccole qua, le 4 short put e le 6 long put. Come si vede, abbiamo ancora acquistato valore temporale e abbiamo un pochino spinto di più il pedale del delta, che adesso è completamente positivo. Il nostro portafoglio adesso da più 8.000 a meno 21 euro ha piano piano ricominciato a vedere il segno più. Adesso siamo a 1.000 e 1.000 euro in più. Dal 9 di novembre passiamo al 13 di novembre. Mercato che è salito, ha fatto il ritracciamento, è ritornato sui suoi passi e si è stabilizzato fino a che il giorno 13 ha strappato al rialzo. Noi abbiamo fatto un piccolo aggiustamento perché era anche il weekend e abbiamo venduto un paio di call 3700. Le abbiamo vendute, ecco qua la posizione come si presentava, le abbiamo vendute a 25,75. Il 20 di novembre. Il 20 di novembre il mercato rirompe al rialzo, fa 3 giorni di lateralizzazione e poi ritorna sul range del giorno 19, 13 novembre, dico. Per cui a questo punto noi abbiamo preferito, in questo frangente, visto che la posizione aveva già dato in pochissimo tempo un buon valore temporale, abbiamo preferito chiudere tutta la struttura che, come avete visto, ci ha fatto sudare le cosiddette sette camicie, perché da avere un ATNAU di più 8.000 ad averlo negativo di meno 20-30 euro a ritornare positivi, abbiamo dovuto faticare molto, abbiamo dovuto mettere a rischio molte fiche della nostra strategia. Quindi il profitto al 6 novembre, dopo il rimpasto del 6 novembre che avevamo fatto il 6 novembre, era arrivato ben oltre il 50% dal massimo attendibile e le scoperture, come vedete, erano cominciate ad essere un pochino troppe e francamente il gamma cominciava a darmi qualche pensierino. Una posizione del genere, se la volatilità aumenta di 2-3 punti, va a finire sotto la linea dello zero, pur restando fermo il prezzo del sottostante. In tutti i casi abbiamo chiuso positivi. Questo è il nostro utile di portafoglio. Anzi, l'utile di portafoglio lo vedete qui. Le operazioni chiuse le vedete di qua. Grazie per l'ascolto. Al prossimo video.